Perché hai scelto di fare l'archeologo? Sono Alberto, penso di essere capitato a fare l'archeologo, poi per scelta ovviamente, perché fin da piccolo ho sempre provato una certa angoscia nel fatto che certe cose andassero perse. Oggetti, momenti, tradizioni, e non so, qualcosa mi spingeva, come dire, a fare qualcosa per renderne memoria. Bellissimo. Io sono Monia, ho scelto di fare l'archeologa perché l'archeologa preistorica, tra l'altro, che è diverso, perché mi piace, credo sia un'emozione incredibile indagare il terreno e da pochi resti dover ricostruire il passato. Io sono Chiara, sono partita, diciamo, a fare l'archeologa da un'esperienza di restauro di reperti archeologici. E poi ho scelto anch'io protostoria perché mi piace cercare risposte nelle sfide, quindi andando anche in profondità, non scegliendo le cose facili. E mi piace tantissimo, mi motiva tantissimo perché ogni giorno è una scoperta nuova. Eccoci, è il tuo turno. Ciao, sono Tommaso. Boh, ci sarebbero un sacco di motivazioni irrazionali per cui ho scelto di fare archeologia, ma probabilmente l'unica vera motivazione è che quando ti ritrovi 8 anni a giocare con i tuoi amici d'estate a fare gli scavi archeologici, cioè, tu abbia il destino segnato. Fantastico. Ciao, sono Edoardo. Anche per me molto probabilmente i motivi sono tantissimi. Comunque, molto probabilmente è perché fin da subito mi è piaciuta la storia. E quando vedevo comunque un oggetto archeologico mi affascinava e volevo capire cos'era e la sua storia. Paolo. Sono Paolo e come potrete intuire mi piace giocare con la terra. È una cosa che mi piaceva da piccolo e devo dire che ancora mi sento nel mio elemento. Però ho cominciato perché quando avevo 12 anni, mi hanno portato a vedere una mostra sul passato preromano della mia città e così ho scoperto che sotto casa mia poteva esserci la necropoli preromana della città e ho fatto un buco in giardino e poi non è più E finita. non hai più finito di E non fare è più buchi, finita. fantastico. Vedi che lo sei? Lo stai creando questo. Giulia. Io ho scelto di fare archeologia perché l'archeologia è una scienza che studia il passato, una scienza storica in particolare, studia il passato dove si trovano le radici e le basi del nostro presente. Per cui, secondo me, le risposte che dà l'archeologia, se comunicate e valorizzate nel giusto modo, possono aiutarci a comprendere, se non addirittura risolvere, gli interrogativi del nostro presente. Io sono Michela e penso di aver iniziato, diciamo, questo cammino perché a volte ce ne dimentichiamo, ma quello che noi studiamo e indaghiamo riguarda noi stessi, riguarda uomini che alla fine erano come noi. E a volte ce ne dimentichiamo, ma è bene ricordarselo. Io sono Antonio, ho scelto di fare archeologia perché sicuramente è uno degli interessi che ho avuto fin da piccolo, praticamente. Infatti fin da piccolo andavo in giro a raccogliere fossili, mi piacevano tantissimo i dinosauri, eccetera. È stata una cosa che ho mantenuto poi nel corso del tempo a livello di interesse e poi mi sono in particolare specializzato nell'archeologia preistorica e protostorica, quindi comunque è una cosa che è una decisione, diciamo, quasi naturale, è stata una scelta naturale poi, ecco. Passaggio all'università e ingresso al mondo dell'università. Ciao, io sono Emanuele, anch'io fin da piccolo ho avuto la passione per l'archeologia, ma soprattutto ritengo che sia molto importante la storia, e in quanto ci può parlare della natura, anche dell'uomo, e quindi ho scelto di lavorare, diciamo, sulle fonti che ci permettono di ricostruire questa storia, che sono in questo caso fonti materiali. Eccole.
Roberta. Ho scelto di fare archeologia alla fine perché l'ho sempre pensato, l'ho sempre voluto, ho avuto dei ripensamenti crescendo, ma poi niente, fin da piccola che ci pensavo e alla fine ho scelto di fare questa carriera. E lo stai facendo. Eccoci qui, l'ultimo. Salve, sono Gianmarco e... È ripetitivo, quindi non lo dirò anch'io. Fin da piccolo mi piaceva cercare cose, però sostanzialmente è quello. In più, alla fine l'archeologia riesce a unire varie discipline, tra cui sostanzialmente le più scientifiche che ci sono, quindi anche le analisi chimiche, fisiche, qualsiasi cosa. E insomma, è alla fine è come un'indagine di cose. Sì, scoprono cose e io non so più cosa dire. Bene, grazie a tutti di averci raccontato un frammento della vostra storia.